Allora, buongiorno, vediamo adesso in questo spazio limitato di poter comunque provvedere a un addestramento specifico del sistema che riguarda le transizioni a terra. Questo tipo di movimento ha tutta una finalità di preparare il corpo al contatto con il suolo, di abituarlo a sostenere alcune posizioni che abbiano una biomeccanicità adeguata, e questa biomeccanica ha a che fare al tempo stesso con più modalità di esercizio. Quindi da un punto di vista sicuramente la preparazione alle cadute eseguite in un ambiente diciamo normale, naturale, che non prevede l'uso di materassini, ha tutto il suo perché nel sistema. Dall'altra parte, la superficie dura ci addestra e ci abitua ad imparare come poter assecondare i vari movimenti di caduta e di spostamento al suolo in caso appunto di necessità. L'aspetto della caduta ha simultaneamente quindi un aspetto di protezione, un aspetto di educazione corporea al movimento, perché il contatto con il suolo dà un tipo di risposta che abitua il corpo a gestire delle informazioni, abitua alla gestione di un movimento di scarico delle forze, un movimento fluido dove il corpo si può imparare ad adattarsi. Il terzo punto, non ultimo, è anche un'educazione corporea all'impatto. Quindi in un certo senso questo tipo di movimento abitua il corpo anche all'impatto dei colpi e chiaramente all'impatto delle superfici dure. I cardini del movimento del sistema riguardano sempre l'uso della respirazione, il fatto di stare abbastanza morbidi e rilassati per poter gestire il contatto con il suolo. Si cerca di compiere un movimento biomeccanicamente naturale al fine di evitare angoli vivi che possono portare all'impatto su superfici rigide. Un altro punto interessante è che le stesse tecniche di transizione al suolo, così si chiamano, prevedono anche, diciamo, di acquisire la competenza di poter gestire l'impatto del corpo sulla parete, per cui molti movimenti sono simili poi a movimenti che si fanno sulle pareti, e questo avvicina l'idea che c'è nel sistema, del combattimento negli spazi ristretti. Bene, vediamo subito un esercizio fondamentale che si esegue come accesso e come interpretazione al movimento, che è questo qui. Bene, in questa modalità di movimento, intanto bisogna provare a gestire l'impatto col suolo e la pressione che c'è al suolo con la parte inferiore degli arti, e questo prevede sia l'uso dei glutei che della coscia, che l'adattamento dei piedi alla superficie. Il corpo si deve poter, diciamo, assestare in maniera da poter assorbire il contatto col suolo. Bene. E questa è una modalità dove si usa invece anche la parte superiore. Importante è capire che lavorano tutte e due le parti del corpo e che durante le fasi di salita e discesa il respiro possa essere adeguatamente libero, senza blocchi, senza contrazioni anomale dell'addome. Bene. E io possa pensare di poter unire poi anche più modalità di transizione per spostare il corpo verso angoli differenti.
La tecnica prevede di tenere il gomito vicino al corpo. Questa modalità consente sia lo scarico in discesa, bene, che diciamo il carico in salita. Il tronco sposta il baricentro del corpo in una maniera tale da scaricarlo verticalmente ed evitare di bloccare il respiro oppure contrarre le parti del corpo. Questo è anche, diciamo, nel caso di una linea difensiva al suolo, questo è anche un ottimo movimento per sottrarre la testa, proteggere la testa e usare le gambe per potersi difendere, tenere a distanza l'attaccante, bene, e sollevare il corpo in una posizione intermedia, tanto da poterlo poi difendere, sottrarre gli attacchi e consentire al corpo, diciamo, di potersi sollevare, no? Cambiare fronte, cambiare angolo. Quindi io posso gestire questo movimento da un lato, bene, pensando a una linea protettiva, bene, sottraendo il corpo da un attacco e cambiando magari direzione. La direzione la posso cambiare rotolando, facendo un perno dove sposto, in questo caso, il corpo. Questo è un secondo movimento importante dove si usano le gambe sempre per fare un movimento di transizione. Le gambe in questo caso si usano per passare da una posizione, bene, si infila una gamba ad un'altra e allo stesso modo si sfila una gamba e si torna su. Infilare, passare sotto, sfilare, tornare sopra. Proviamo con l'altra gamba, infilare, passare sotto, sfilare, tornare sopra. È importante poter gestire il fatto che il corpo può o rotolare, bene, e questo è un modo, diciamo, di spostare naturalmente la posizione, oppure con la tecnica delle gambe io posso pensare di cambiare posizione al corpo invece che rotolando, cambiando angolazione. Una volta cambiata l'angolazione posso decidere se cambiare di nuovo angolo, bene, oppure cambiare angolo e risollevarmi. E ecco che io metto insieme i due esercizi, quello della transizione su una spalla e quello dello spostamento della gamba sotto. Bene, quindi mi sposto, cambio angolo, sollevo il corpo e qui ho già in questa azione un'idea di propulsione del corpo, il cui baricentro si è spostato e mi consente di iniziare un movimento o di sollevamento oppure di cambiare posizionamento. Il pavimento è particolarmente importante. La durezza del pavimento ci dà l'addestramento del corpo, che in tante arti marziali si fa col pendolo. Noi lo facciamo gestendo la pressione. Inoltre, la pressione che esercitiamo ci dà l'idea di come stiamo lavorando, perché la percezione del dolore vuol dire che noi abbiamo o bloccato la respirazione o bloccato il movimento, tanto da non farlo adattare alla superficie. Quindi, ripetiamo un attimo, andiamo a terra e risolleviamoci. Andiamo a terra, risolleviamo.
Poi io posso andare in una posizione come questa, con una gamba piegata, una distesa, oppure posso andare in una posizione come questa, dove le gambe sono tutte e due flesse. Questo ci dà anche l'idea di un altro movimento che possiamo compiere, quello di passare, diciamo, da un lato all'altro. Faccio rivedere, mi sollevo, passo, faccio la transizione sulle spalle, mi sollevo, passo, transizione sulle spalle, mi sollevo, passo, transizione sulle spalle. Posso, quindi ho visto tre esercizi differenti. Che posso combinare fra di sé. Bene? Quindi io posso combinare l'idea di uno spostamento del tronco dalla linea d'attacco, di uno spostamento di fronte dalla linea d'attacco, di un recupero di posizione. Qui ho fatto una croce, una X, di un recupero di posizione, di una transizione e di uno scambio con le gambe che mi continuano a produrre una cinetica di movimento. L'idea del movimento continuo è qualcosa che poi viene riutilizzata per produrre una continuità del movimento. Sempre importante riuscire a respirare più o meno regolarmente e giocare anche su questo tema può essere utile per poter apprendere correttamente le transizioni.